Benvenuti a Dietro la Notizia, l'approfondimento giornalistico di Caserta Sera. Oggi parleremo di medicina e specificamente del cancro della tiroide, come prevenirlo, come fare diagnosi, come curarlo, ma poi anche, la cosa più importante, si guarisce dal cancro della tiroide? Ne parleremo con due autorevoli ospiti, sia sotto l'aspetto chirurgico che clinico, ovviamente subito dopo la sigla. In studio oggi per la parte chirurgica la dottoressa Diana Fidanza, dirigente medico presso la chirurgia del presidio ospedaliero di Piedimonte Matese, diretta dal dottor Gianfausto Iarrobino, ma si occupa anche dell'ambulatorio di agoaspirati ecoguidati, sempre nella stessa struttura. Benvenuta, dottoressa. Buonasera. E sotto l'aspetto clinico, il dottor Lorenzo Scappaticcio, endocrinologo presso l'unità operativa complessa di endocrinologia e malattie del metabolismo, diretta dal professor Giuliano dell'azienda universitaria Vanvitelli di Napoli, e anche dottorando di ricerca nella stessa università, con esperienza di ricerca e lavoro al centro tiroide di Lugano Bellinzona, ma è anche autore, questo ci teniamo a sottolinearlo, di diverse pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali. E Buonasera. allora buonasera anche a lei e iniziamo la prima domanda alla dottoressa. Però prima volevo precisare chi ci segue da casa di stare tranquilli perché siamo senza mascherine, però si tratta di due medici già vaccinati, non nel senso proprio medico, e io che sono stato tamponato, quindi siamo a posto. Dottoressa, la prima domanda che vorrei rivolgerle è proprio questa: che frequenza ha il cancro della tiroide? Dunque, il cancro della tiroide rappresenta circa il 5% di tutti i noduli tiroidei, quindi è un tumore relativamente poco frequente, ma che sta aumentando nell'ultimo decennio, probabilmente anche per un largo uso che si sta facendo dell'ecografia e probabilmente anche per fattori ambientali. L'ecografia ha consentito infatti di diagnosticare noduli di piccole dimensioni asintomatici che prima passavano inosservati. E più mi preme sottolineare che purtroppo è più frequente nelle donne, cancro della tiroide, con un rapporto di circa 3 a 1. Ed è molto importante, la ringrazio per avermi invitata insieme al dottore Scappaticcio, perché è importante sottolineare che nella gestione del cancro della tiroide vi deve essere un approccio multidisciplinare, in cui l'endocrinologo, il chirurgo, l'anatomopatologo, il medico nucleare devono interagire strettamente per ottenere risultati migliori. Dottoressa, quali sono i fattori di rischio e quali soprattutto i sintomi? Allora, i fattori di rischio possono essere riassunti fondamentalmente nelle radiazioni ionizzanti, ad esempio una pregressa radioterapia del distretto cervico-facciale o delle radiazioni accidentali o incidenti nucleari, e questo è soprattutto vero per il carcinoma papillifero. Ma anche la carenza iodica gioca un ruolo importante, e questo soprattutto per il carcinoma follicolare, e infine fattori genetici e la familiarità per il carcinoma midollare. I sintomi spesso, come dicevo prima, grazie all'uso dell'ecografia che ha avuto uno sviluppo incredibile, spesso la diagnosi si fa in corso di ecografia eseguita per altri motivi. È difficile arrivare attualmente al nodulo grosso palpabile che dà una sintomatologia complessiva, così come è estremamente raro avere sintomi da infiltrazione delle strutture nobili del collo, come può accadere nei carcinomi invasivi ed indifferenziati, tipo disturbi della deglutizione, della fonazione o della respirazione. Quali sono invece i tipi più I frequenti? tipi più frequenti sono fondamentalmente il carcinoma papillifero, che rappresenta l'80-90% dei tumori tiroidei e che si manifesta più frequentemente nei giovani e tende a dare metastasi linfonodali.
Poi è seguito dal carcinoma follicolare, che ha un'incidenza di circa il 10%, è più frequente nelle zone a carenza iodica, più tende a manifestarsi in età più avanzata e dà metastasi a distanza. Può dare metastasi a distanza fondamentalmente al polmone e alle ossa. E infine c'è il carcinoma midollare, che rappresenta il 5%, che è un carcinoma che non origina proprio dalle cellule tiroidee, ma dalle cellule parafollicolari o cellule C vicine alle cellule tiroidee, che producono un ormone importante nell'omeostasi del calcio, come la calcitonina. E per il carcinoma midollare è un discorso un po' a parte perché entrano in gioco fattori familiari, l'ereditarietà, un discorso un po' lungo da affrontare, ma rappresenta solo il 5% dei tumori della tiroide. Dottoressa, la terapia. Allora, la terapia del carcinoma del tumore tiroideo è fondamentalmente chirurgia, terapia con radioiodio e poi terapia con levotiroxina soppressiva del TSH. Ecco perché prima dicevo è importante la multidisciplinarietà, perché di solito l'endocrinologo vede il nodulo sospetto, consiglia l'ago aspirato e in base al risultato dell'ago aspirato ci si orienta verso la chirurgia. Dopo la chirurgia, il paziente va reindirizzato di nuovo all'endocrinologo e al medico nucleare, per il prosieguo della terapia. Che tipo di chirurgia si fa? Allora, diciamo che voglio spendere solo due parole, se ne ho la possibilità, sull'ago aspirato. Allora, ci sono delle caratteristiche ecografiche sospette, tipo l'ipoecogenicità, le microcalcificazioni, i margini irregolari, che pongono l'indicazione all'ago aspirato. I risultati universalmente validi, noi ci dobbiamo basare sul sistema di classificazione TIR. Perciò è importante anche l'interazione col citologo. Perché? Il TIR2 è un risultato che depone per la benignità, quindi non si fa niente, insomma si fa un follow-up periodico. Ma quando il risultato di un citologico è TIR4, che è un tumore che è un nodulo che ha il 75% di probabilità di essere maligno, così come il TIR5 che ha più del 98% di probabilità di essere maligno, quelli sono pazienti candidati subito alla chirurgia. Il TIR3 è diviso in due sottocategorie, il TIR3A e il TIR3B. Il TIR3A, se diciamo ecograficamente si è tranquilli, non ci sono grossi fattori di rischio, si può anche propendere per un'attesa, perché sono quei noduli indeterminati con possibilità di sviluppare un cancro nel 5-15% dei casi. In questa circostanza si può avere anche un atteggiamento diciamo di attesa. Viceversa, per il TIR3B, che invece ha la possibilità di essere nel 30% dei casi un nodulo maligno, è necessario fare l'indagine molecolare, aiutarsi con l'indagine molecolare perché è ricercare le mutazioni di due geni che si chiamano KRAS e BRAF, che se mutati sono fortemente sospetti di malignità, quindi servono ad indirizzare il paziente anche in quel caso alla chirurgia. Che chirurgia si fa? Allora, abbiamo varie possibilità adesso, grazie allo sviluppo delle tecnologie. La chirurgia tradizionale è quella che prevede un'incisione di 4-5 cm, circa due dita sopraggiugulo. Poi c'è la MIVAT, che è una chirurgia mini-invasiva che è stata ideata da Miccoli a Pisa, che prevede un'incisione di 1,5 cm, 2 cm e l'uso di strumenti dedicati con un'ottica di 5 mm, però ha delle limitazioni perché se un nodulo è superiore a circa 3,5 cm, il volume della tiroide è superiore a 30 ml, quando normalmente è di 20, non può essere applicata. Attualmente sta avendo un grosso sviluppo anche la chirurgia transascellare, che viene eseguita con il robot da Vinci, che è stata ideata in Sud Corea,
da un Chang, perché lì le cicatrici visibili hanno un significato religioso. Questa non è proprio mini-invasiva perché prevede un'incisione di circa 5 cm sul pilastro anteriore della ascella e poi tutto uno scollamento del piano cutaneo e muscolare fino ad arrivare alla loggia tiroidea. Però sembra aggravata da una minore incidenza di complicanze. Anche la chirurgia transascellare robotica ha delle limitazioni, perché se c'è stato un precedente intervento per mammella, precedenti radiazioni sul collo, se il nodulo è superiore a 5 cm, se il paziente è obeso con un BMI superiore a 30, se la distanza tra ascella e giugulo è superiore a 15 cm, ci sono difficoltà a fare il tunnel, quindi non si può fare. Un'ultima metodica di recente, diciamo, apparsa recentemente è la chirurgia robotica, lato ETVA, la transorale, che prevede l'accesso alla loggia tiroidea attraverso il vestibolo della bocca. Ma credo che per questa metodica serviranno ulteriori studi per valutarne i rischi e i benefici. Quando si fa, le possibilità chirurgiche quali sono? Sono quelle di togliere un lobo più l'istmo della tiroide o di togliere la tiroide intera. Dottoressa, esistono complicanze per quanto riguarda la terapia? Le complicanze, esistono, ma sono molto basse. La percentuale delle complicanze rispetto al passato si è ridotta moltissimo per due motivi. Uno, perché siamo andati sempre verso una sempre maggiore settorializzazione della chirurgia, cioè la chirurgia della tiroide la fa chi ha fatto una adeguata learning curve, chi ha esperienza, cioè per poter operare una tiroide tu durante gli anni della specializzazione e prima di essere primo operatore ne devi aver fatto almeno 50. E poi perché vengono usati degli strumenti attualmente, dei device di dissezione e di emostasi ad ultrasuoni, a radiofrequenza, che danno una maggiore sicurezza e danno anche una minore dispersione laterale del calore, con minori possibilità di ledere quelle strutture nobili che sono vicine alla tiroide. Quali sono queste complicanze? Le dico brevemente, solo le più importanti. Ricordiamo che nel collo a fianco alla tiroide ci sono i nervi laringei, che regolano l'apertura e la chiusura delle corde vocali e che quindi sono importanti per la respirazione e per la fonazione. Ci sono le ghiandole paratiroidi che secernono il paratormone, importante per il metabolismo del calcio, ci sono l'esofago, la trachea, il fascio vascolo-nervoso del collo, eccetera. Queste sono strutture che possono essere, diciamo, in qualche modo insultate durante la chirurgia tiroidea. Ma ripeto, l'incidenza di complicanze fatta in mani esperte e con questi device si è ridotta tantissimo. Vi dico solo brevemente le percentuali. La percentuale di che si possa verificare un'emorragia nell'immediato post-operatorio per una caduta delle legature o dell'escara è pari allo 0,16%. La possibilità che si possa verificare una lesione monolaterale di un nervo laringeo ricorrente è pari allo 0,14%. Questa non dà grossi problemi, ma solo disturbi della fonazione e nella maggior parte dei casi è transitoria, regredisce nel giro di circa 6 mesi. La lesione bilaterale, che è quella che preoccupa perché può dà insufficienza respiratoria, ha un'incidenza pari allo 0,6% attualmente. Quindi molto bassa. Molto bassa. Per quanto riguarda invece l'ipoparatiroidismo, ricordiamo che le paratiroidi sono ghiandoline piccoline che si trovano dietro alla tiroide. Durante l'intervento possono essere un attimo inibite funzionalmente per fatti ischemici o anche per una trasmissione del calore, per stiramento dei vasi ad essi afferenti. E quindi si può verificare l'ipoparatiroidismo. Anche in questo caso, più frequentemente è transitorio e regredisce nell'arco di 6 mesi. E l'ipoparatiroidismo transitorio ha una incidenza pari a circa il 10-15%. Quello permanente
un'incidenza pari soltanto al 2,2%. E parlo di casistiche fatte dai centri ad alto volume, da professionisti che fanno solo chirurgia endocrina. Bene, ci fermiamo qui, altrimenti non diamo tempo alla dottoressa Scappaticcio. Ovviamente lei può intervenire quando ritiene opportuno. Dottore Scappaticcio, qual è la terapia dopo l'intervento chirurgico? Sì, dopo la chirurgia, che quindi, come diceva la collega Fidanza, rappresenta la terapia d'elezione, la più importante per la cura del cancro tiroideo, il paziente dovrà essere inviato dall'endocrinologo al medico nucleare. E questo nella gran parte dei casi, soprattutto quelli, i cancri tiroidei differenziati, quindi dove la cura con lo iodio radioattivo può essere efficace, in particolare le forme a rischio intermedio e ad alto rischio. Per le forme differenziate a basso rischio, oggi le linee guida ci dicono che si può sovrasedere alla terapia radiometabolica. Oltre allo iodio radioattivo che serve ad eliminare sia le cellule sane restanti dopo l'intervento chirurgico, quindi a completare a scopo, si dice, ablativo della chirurgia tiroidea, si potrà eseguire laddove necessario anche la terapia con iodio radioattivo a scopo adiuvante. In questo caso si vorrà eliminare, lo iodio servirà ad eliminare le cellule patologiche, quindi quelle cancerose, microscopicamente non evidenti, cioè microscopicamente evidenti e macroscopicamente non evidenti. Oppure lo iodio servirà a curare il cancro quando ci sono delle metastasi evidenziabili agli esami radiologici. Dopo naturalmente la chirurgia, se si faccia o meno lo iodio, il paziente dovrà seguire una terapia con levotiroxina, con l'ormone tiroideo, questo perché viene a mancare la tiroide. Non solo questo obiettivo, ma anche quello di tenere basso il TSH con lo scopo di evitare potenzialmente il riformarsi del cancro e quindi prevenire la recidiva o la persistenza di malattia cancerosa. Dottore, brevemente, come si Sì. fanno i controlli dopo l'intervento chirurgico? Sì, i controlli prevedono un esame clinico, quindi l'esame del paziente che va palpato al collo. Il paziente deve eseguire periodicamente anche degli esami di laboratorio, quindi dosare il TSH, l'FT4, l'FT3, eventualmente anche calcio e fosforo e paratormone se si sospetta una complicanza permanente del post chirurgico, come diceva la collega Fidanza, l'ipoparatiroidismo persistente, e quindi la tiroglobulina, che è il marker sierico della persistenza del cancro o della recidiva del cancro tiroideo, gli anticorpi antitiroglobulina. E poi sempre in associazione al laboratorio e alla clinica l'ecografia del collo, che ci permette di evidenziare metastasi del collo, quindi essenzialmente al letto tiroideo, oppure, come avviene frequentemente, laddove naturalmente ci sono dei cancri aggressivi, ai linfonodi del collo che si possono studiare in modo elettivo proprio con l'ecografia. Dottore, i controlli poi vengono fatti a vita? E se sì, perché? Bene, allora, nonostante la persistenza di malattia del cancro tiroideo, che si verifica molto raramente, i controlli vanno fatti a vita perché vanno scongiurate una recidiva di malattia che, nonostante sia rara e si presenti più frequentemente entro 5 anni dalla diagnosi, comunque la recidiva si può presentare a qualsiasi anno dalla diagnosi, quindi il controllo oncologico deve essere esteso a vita. Quando si fa, dottore, mi faccio l'ultima domanda, Sì. la chemioterapia del cancro tiroideo? Per fortuna la chemioterapia non serve quasi mai per curare il cancro tiroideo. Ci sono alcune forme di cancro tiroideo, le più differenziate, si dice quello l'anaplastico, che può risentire di una palliazione con la chemioterapia classica. Oggi per le forme più aggressive di cancro tiroideo vi è la chemioterapia non convenzionale, detta anche a bersaglio molecolare o terapia oncologica mirata. Si basa essenzialmente sugli inibitori delle chinasi, che sono delle molecole che vengono alterate nel loro funzionamento nelle cellule tiroidee malate, per cui ci sono farmaci molto validi a bloccare la progressione della malattia.
Altro da aggiungere? No, 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 grazie. Siamo proprio alla fine, la nostra trasmissione termina qui. Grazie alla regia, agli ospiti, alla dottoressa Diana Fidanza e al dottor Lorenzo Scarpaticcio e a voi che ci avete seguiti da casa. Alla prossima sigla!